Ciao a tutti e benvenuti in Videobox, canale 16 del digitale terrestre di Antenna Blu. Partiamo subito con la prima intervista ai Flower Flash. Vai Marina! Ciao Giorgio, ciao Max, ciao a tutti da Videobox. Siamo qui oggi sul palco dell'Angelo Azzurro e io sono leggermente imbarazzata perché dovrei intervistare qualcuno che in realtà di mestiere fa il giornalista, il critico, quindi oggi c'è una specie di inversione dei ruoli. In questo caso però è qui come in veste di musicista, quindi posso osare. Siamo qui con Alberto Sgarlato. Ciao. Dei Flower Flash e insieme al cantante. Ciao, sono Daniel Elvstrom. Okay. E abbiamo anche il batterista. Ciao, Giorgio Milesi. Batterista appena arrivato. Questi sono tre componenti dei Flower Flash. Gli altri che avete lasciato a casa sono il bassista Ivan Giribone e il chitarrista Marco Olivieri. Benissimo. Flower Flash vengono dalla provincia di Savona, no? Esatto. Dall'Albenganese e vi siete conosciuti, messi insieme parecchi anni fa, nel 2005, una decina di anni fa. Vi siete conosciuti come? Suonando nello stesso posto? Dove andavate a provare? Come è stato l'incontro? Ci siamo conosciuti in un modo buffo che adesso vi racconterò. Prima di qualsiasi cosa, intanto grazie Marina per la bellissima presentazione e per la straordinaria opportunità che ci dai. E grazie agli amici dell'Angelo Azzurro per l'ospitalità e a tutto il pubblico che ci segue da casa un grosso saluto. Ci siamo conosciuti in un modo buffo perché io e il bassista Ivan, per un caso, sapevamo l'uno dell'altro, ci conoscevamo di fama, ognuno dei due sapeva che l'altro suonava. Però non ci frequentavamo. Ci siamo conosciuti per motivi di lavoro, nel senso che lui è intervenuto in un'azienda dove lavoravo in quel periodo e parlando di musica mi ha detto: sai che mi piacerebbe fare un gruppo? E io gli ho risposto: anche a me. Da noi due è nato tutto e poi ci sono stati una serie di piccoli cambi di formazione che hanno portato nel 2009 alla definizione della lineup fondamentalmente attuale, con l'arrivo di Daniel Elvstrom alla voce e di Marco Olivieri alle chitarre e poi il nostro recente acquisto da novembre scorso, Giorgio Milesi alla batteria. Diciamo che appunto è stato un cammino a tappe che ci ha portato oggi a quello che sono i Flower Flash. E nel 2011 avete prodotto il vostro primo disco, Duck, esatto, in the Box, autoprodotto. Inizialmente sotto forma di autoproduzione, poi ristampato e distribuito a partire dal 2012 a livello mondiale anche su tutte le piattaforme digitali da Black Widow Records. Ho precisato le piattaforme digitali perché le copie fisiche sono fuori catalogo, sono andate esaurite l'estate scorsa, la prima tiratura. Adesso abbiamo in lavorazione un nuovo album e noi speriamo che magari sulla scia di un eventuale ritorno di immagine dal secondo album, magari l'etichetta discografica sia anche interessata a un'eventuale seconda stampa del primo, perché ci fa piacere constatare che alcuni aficionados ce lo chiedono ancora. Altrimenti rimarrà un rarissimo esemplare per i collezionisti giapponesi, perché se la stampa esaurita andrà alle stelle il valore del primo disco. E quindi con l'intervento della Black Widow e la distribuzione a livello mondiale è arrivato praticamente il salto, non tanto il salto di qualità, il salto di notorietà, diciamo, da quel punto in poi. Il mondo si è accorto di voi, insomma, avete avuto recensioni, certo feedback. Per quanto riguarda le recensioni, se qualcuno dei telespettatori fosse interessato a leggerle, sono tutte riportate nella pagina rassegna stampa del nostro sito, che è www.flowerflash, scritto con la E, perché molti scrivono Flower Flash
Il flower flash, che è, sarebbe un lampo di fiori, è un'allucinazione che si ha in acido. Non ha niente a che vedere con noi. Noi siamo il flower flash, che invece è il fiore carnale, un nome molto più baudelariano, ecco. Non so quale dei due sia meno peggio, ma comunque vanno bene entrambi. Poi il suono è okay, praticamente comunque, lo stesso. Flowerflash.com, trovate le recensioni del primo album e eventualmente anche tutte le news relative a date dal vivo, materiale fotografico, eccetera, video. E ecco, però per quanto riguarda il genere, io vi ho conosciuto, vi ho ascoltato, ovviamente vi conosco, inseriti nel filone del rock progressive, no? Però in realtà ci state un po' stretti, secondo me. Riusciresti a descrivermi, anche se mi rendo conto che non è facile, specialmente quando parli della tua musica, a definirla un po' per chi non vi conosce, ecco, tra quali generi spazia? Premesso che le definizioni di genere sono un'invenzione dei critici musicali, ma poi per chi suona sono sempre sgradevoli, posso dire che le gratificazioni più belle e più grandi le abbiamo avute in serate in cui veniva qualcuno del pubblico a dire: io non so niente di musica, non conosco niente di musica, ma mi siete piaciuti. Quindi diciamo che il nostro è un approccio diretto al rock progressivo, conserva le atmosfere, le costruzioni del rock progressivo, ma magari alleggerito di tanti orpelli, di tanti eccessivi virtuosismi, più diretto, più immediato. E da questo punto di vista, una volta in saletta, in sala prove, il nostro cantante Daniel Hellstrom ha citato una definizione bellissima, molto in uso in America, che è art rock. Col termine di art rock, gli americani inglobano un sacco di cose che possono andare dal prog, diciamo, alla raffinatezza dei Roxy Music o di un primo Bowie, o persino certo pomp rock americano dei Toto, dei Kansas. Diciamo che noi ricerchiamo tutto ciò che esce magari dai canonici tre accordi del rock and roll, senza necessariamente degli steccati di genere, spaziando appunto da influenze di vecchio glam, psichedelia, hard rock, o persino echi anche new wave 80 anni, hard rock melodico, partendo tutto da una matrice prog. Poi appunto sono definizioni che lasciano il tempo che trovano. Per noi il regalo più grande è che il pubblico ci ascolti e che ci dica semplicemente: mi piace o non mi piace. Tutto il resto è noia, come diceva un grande artista non proprio prog, ma sicuramente significativo nella storia italiana. Ecco, allora sentiamo adesso la voce, Daniel. Come ti hanno trovato? Ma, o come tu hai trovato loro? No, in realtà, se non sbaglio, era il 2009 comunque, e Ivan Giribone, che comunque era già, esatto, arriva con dei CD demo praticamente, dove c'erano i brani dei Flower registrati così in saletta comunque, e mi ha detto: studiateli, tutto è nato così. Prima c'era Eugenio Mariotti, se non sbaglio, alla voce, e niente, ho cercato di innanzitutto di fare quello che mi ha detto Ivan, comunque di studiarli. L'ho studiati, penso di averli imparati abbastanza velocemente, e ho cercato di comunque di renderli più personali possibili comunque. Ma tu come cantante da che tipo di esperienza venivi? Io da nessuna, da sotto la doccia, quindi nessuna. Quindi io sono stati la musica, la tua prima... Ho iniziato ad amare la musica a 12 anni, quando sentii la radio un pezzo dei Simple Minds, cantato appunto dal grande Care, esatto, che era Don't You Forget About Me. Allora ho detto: cavolo, se canta lui posso cantare anch'io, no? Anzi, ci mancherebbe. Però niente, no, non avevo nessun tipo di esperienza comunque. Ah, quindi ecco, sei stato contattato così sulla fiducia. Sulla fiducia. Beh, Ivan mi aveva già sentito cantare comunque, ma a livello proprio così. Si vede che...
Ecco, poi non aveva nessun altro scelta. Con gli anni e con l'esperienza live ho avuto anche lezione, chiaro. Ovviamente quello, il talento non basta, chiaro. Va affinato con la tecnica, con la scuola, ma poi c'è anche la scuola importante del palco. Certo. E io ti ho visto all'ultimo live in particolare, eri molto... molto disinvolto e molto... All'inizio non era così. Molto performer sul palco. Grazie, grazie. Sì, ti ringrazio. Si può fare anche di più. Si può sempre migliorare. Sì. Però è una cosa che hai acquisito... Sì, con gli anni, sì. Con l'esperienza, sì. La migliore. Senz'altro, sì. E adesso passiamo allora al nuovo acquisto, al batterista Giorgio. Ve l'ho passato così, va benissimo. Va bene, certamente se ce lo concedono. E quindi voi vi conoscevate già? Tu conoscevi Flower Flash, però avevi un'attività musicale tua personale su altri generi, diciamo. Sì, assolutamente. E diciamo che ovviamente nel territorio in Gauno, poi alla fine a livello musicale ci conosciamo un po' tutti, indipendentemente dal genere. E io conosco Alberto da una vita, sapevo benissimo che suonava, come lui sapeva che suonavo io ho sempre fatto il batterista di cover, di gruppi cover. E quindi, a parte una piccola esperienza tanti anni fa, ho sempre comunque suonato con un gruppo solo e ho sempre suonato cover. L'intento era quello comunque di andare il più possibile a suonare dal vivo. E se non che qualche mese fa, parlando con Alberto del più e del meno, a un certo punto, parlando di Flower Flash, che ovviamente io conoscevo già, mi dice: ma sai, abbiamo un po' di problemi adesso perché non c'è il batterista, no? Sembrava quasi che fosse un cosa aspetti a dirmi che sei libero. Non voleva essere lui a fare il primo passo. No, infatti io gli ho detto: ma scusa, ma cioè, parliamone. E da lì è nato tutto, cioè, poi ho preso il suo disco, il loro disco, ho cominciato a imparare ovviamente tutti i brani. E diciamo che il vantaggio grosso che ho trovato e che mi fa immensamente piacere ricordare è che, al di là del discorso musicale, che è quello che ho sempre ricercato quando vado a suonare con qualcuno, perché al di là del discorso musicale il discorso è proprio il piacere di stare insieme, di condividere anche solo la sala prove, di condividere... Trovare il giusto affiatamento, esatto, con il resto del gruppo. Sì, diciamo che quella è forse la molla che appunto mi ha... Vabbè, la birra è un must. la birra la puoi trovare. Sì, sì, la birra è un must. Non basta. No, assolutamente. Bastasse la birra. Assolutamente, no. Quindi diciamo che questo ha poi dato il là. Diciamo che rispetto al loro genere io sono un po' più, scusami il termine, metallaro, nel senso che la mia impronta a livello musicale si è sempre improntata su gruppi rock, hard rock e heavy metal, non troppo metal, degli anni 70 e 80, poi i classici dai Deep Purple, passando per i Led Zeppelin e quant'altro. Quindi all'inizio il mio modo di suonare è stato un po', diciamo, è diverso dal batterista che c'era prima, quindi è stato un pochettino difficile. Ti hanno chiesto di pestare meno. Sì, ma non ci sono riusciti. Invasivo, lo immaginavo. Sì, ma non ci sono riusciti, mi dispiace. Perché l'impronta è quella. Sì, poi tu ci hai sentito, per cui hai probabilmente capito le differenze, senza voler nulla togliere a quello che c'era prima. Abbiamo due stili diversi. Certo, ma ognuno ha il suo stile, certamente. E quindi diciamo che appunto da questo punto di vista qua poi appunto la nostra avventura e la loro avventura com'è ricominciata, e adesso abbiamo in cantiere i già
diversi brani del, ecco, dell'ultimo infatti, disco. In preparazione al sì. nuovo disco. Posso dire che l'ultimo brano è una figata? Cioè, posso dirlo, cioè, ve lo giuro. Cioè, l'ultimo brano è una figata. Cioè, ve lo dico proprio. Quello che sarà l'ultimo brano sul disco. No, l'ultimo che abbiamo composto. Ah, l'ultimo che avete composto. Cioè, tra l'altro l'abbiamo proprio riprovato ieri sera e... Devo essere onesto, è veramente una figata. È fondamentale che ne siate convinti voi per poter convincere il pubblico, assolutamente. No, ve lo garantisco, è una figata. Scusa, okay. No, ascolta, e invece no, una cosa che voglio chiedere ad Alberto. Dimmi. Con l'ingresso del nuovo batterista, sì. che mi sembra di capire è anche un gran bel personaggio, okay. che si porta dietro un'energia... particolare. Non da poco. Ecco, allora, l'affiatamento del gruppo, ok, c'era già, vi conoscevate, quindi è ottimo. Ma cos'è cambiato con un batterista così un po' differente, cioè dal punto di vista proprio musicale? Ha portato qualcosa di nuovo? Per quanto riguarda le dinamiche all'interno della band... Noi stiamo apprezzando enormemente, e penso che lo possa confermare anche Eros, stiamo apprezzando molto il contributo a livello creativo che dà nel lavoro in sala prove. Ci piace molto, e soprattutto nel momento in cui lui ha accettato di sobbarcarsi questa responsabilità atroce chiamata Flower Flash, noi gli abbiamo detto: il passato è passato, sentiti libero a 360 gradi di reinterpretare i brani vecchi come se fossero tuoi, sentili tuoi, e soprattutto per quanto riguarda il materiale nuovo, tu vali il 20% come ognuno di noi cinque contribuisce per il suo 20%. E da questo punto di vista il risultato è stato assolutamente appagante, e mi permetto di notare che ogni tanto lui, come piccolo lapsus parlando, dice il nostro primo album come se fosse già suo. Questa è una cosa bellissima, perché se pensiamo che c'è gente come Glenn Hughes, che ancora adesso porta dal vivo Smoke on the Water, dove lui è entrato nei Deep Purple da molti album dopo, per noi anche il primo album dei Flower Flash è già il nostro primo album. Bellissima questa cosa, insomma. Diciamo che il primo album è loro, che sia chiaro. E semplicemente diciamo che questa definizione mi fa entrare un pochettino di più nello spirito della band. È semplicemente, diciamo, un lapsus che cito volentieri per entrare già proprio a far parte della famiglia, proprio, ma non tanto a livello musicale, ma a livello di spirito. Il loro primo album è molto bello, e sicuramente le dinamiche delle canzoni sono un po' diverse da come le suono adesso, però ripeto, il lapsus è delineato solo da questo tipo di partecipazione. Una cosa molto bella, spontanea. Per noi Giorgio è la dimostrazione di un fan che è passato dall'altra parte della barricata, perché uno che dice il primo album è molto bello e poi entra con noi a suonarlo è un bellissimo risultato per noi che l'abbiamo fatto, perché ci fa sentire bene in qualche modo, in pace con noi stessi, ci fa pensare di avere gettato un piccolo sassolino di un percorso che ovviamente speriamo sia ancora molto lungo, e ci auguriamo ricco di soddisfazioni, speriamo. Bene, allora, aspettando il vostro nuovo disco e i prossimi live, allora noi ci vedremo un video proprio live. Lo presenterà Daniel Eros, eccetera. È stato girato durante il vostro live qui a Genova, Cancello del Cinabro. Esatto. Noi salutiamo tutto il pubblico di Videobox. Ciao a tutti dai Flower Flash. E il video? Beh, il titolo del brano è Owners of Heaven, ovvero i padroni del cielo. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.
people changing times, thinking about the past. Make no pride at rest. This is a place where you feel, a place where your dreams. Oh.
is the problem, a problem. We can change the game. We must respect, respect the environment. It's not a harvest from our fathers, but we must protect it for our sons. And when we will discover the simple secret, prossima intervista, i Trip. Ciao Max, ciao Giorgio, ciao a tutti. Oggi siamo qui a Videobox con un personaggio veramente leggendario, assolutamente, che ha fatto parte di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, un gruppo che io adoro, che per me rappresenta proprio l'icona degli anni 70. E questo gruppo erano i Trip e siamo qui con Pino Sinnone, il batterista dei Trip. Ciao Pino. Ciao a tutti, ciao Marina. Ecco, allora, insieme a Pino Sinnone, che abbiamo la fortuna e il piacere di ospitare qua, rivediamo un attimo insieme quella che è stata la storia dei Trip, che dico, per me, per il mio gusto personale, ma insomma non solo per me, sono stati veramente un gruppo fondamentale. E per me ha rappresentato veramente proprio lo spirito degli anni 70, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda l'entusiasmo, la follia, l'allegria, il gusto della provocazione. Basta vedere nelle fotografie come vi vestivate, una cosa veramente bellissima. Allora, i Trip, anche se sono un gruppo italiano, sono però praticamente nati in Inghilterra, sì. Giusto? Nel 66, quando Ricky Maiocchi è uscito, andò in Inghilterra, uscito dai Camaleonti, voleva, certo, formare un suo gruppo un po' più psichedelico. E disse ai giornalisti: vi faccio vedere io cosa vi porto in Italia. E lì infatti ha trovato fior fior di musicisti. Certo. Perché ha trovato un chitarrista che si chiamava Richie Blackmore. Ha trovato Wegg Anderson, bassista. E Billy Gray, che suonava con Dave Bowie.
Billy Gray, e anche un batterista. Un batterista, Ian Broad, molto bravo, che poi andò a fare il tecnico a Edith Purple. Ian Broad. E io ho preso il suo posto. Benissimo. A questo punto Ricky Maiocchi torna in Italia con questo gruppo bellissimo di giovani musicisti rock, ma già con una buona esperienza. E che succede però? Come mai non ha funzionato? Cioè, cosa è successo poi? Che i Trip non... No, allora Ricky Maiocchi è arrivato con i suoi Trip, con questo suo nuovo gruppo, certo, in Italia. Certo, certo. Poi però è successo qualcosa per cui lui ha lasciato il gruppo e... Sì, il gruppo è andato da solo, certo, sì, non sono andato, io non so bene la vera motivazione, però in quanto, certo, io non c'ero ancora nel gruppo, però per sentito dire, con Ricky non si trovavano proprio musicalmente, perché i Trip avevano un modo di suonare molto più avanti rispetto, senza togliere nulla agli italiani, però erano molto più avanti, e quindi hanno deciso di abbandonarsi, quindi proseguire loro succede 4. Che i progetti partono bene, ma poi sul campo non riescono a realizzarsi. Esatto. Dopodiché, allora, Ritchie Blackmore ha deciso di ritornare in Inghilterra perché aspettava il suo destino, poi di Purple, e quindi è andato avanti. Non tanto quello, lui è andato via dall'Italia perché diceva: l'Italia è una gran bella nazione, belle donne e buoni gli spaghetti, ma musicalmente... Non gli costava molto, non lo soddisfaceva. Ma infatti no. Poi si può dire che l'ha trovato il suo giusto destino, certo, perché poi certo. È andato avanti con i Deep Purple. Allora, in Germania ha trovato John Lord e ha formato il suo gruppo. A questo punto invece gli altri sono rimasti qua e hanno trovato altri due grandi musicisti italiani con grande voglia di fare, che erano Joe Vescovi con le sue tastiere, e Pino Sinone. Prima è entrato Joe Vescovi, perché in tre i locali non li volevano, allora si usava il quartetto. Basso, chitarra, organo e batteria, no? E loro purtroppo erano solo in tre, chitarra, basso e batteria, e quindi non, i locali non li volevano suonare. Hanno detto: o vi mettete in quattro, altrimenti. E così il proprietario di un locale di Torino, il Cresi, conosceva bene Joe Vescovi, che suonava col suo gruppo di Savona, li hanno fatti incontrare e si sono innamorati subito, musicalmente parlando, e quindi sono andati avanti in quattro. Era probabilmente quello che cercavano. E allora era praticamente il 68, erano quegli anni lì? No, era inizio 67, quando lui... Comunque erano gli anni 60, dei Beatles. Sì, sì, esatto, dei Beatles, Rolling Stone, eccetera. E quindi, diciamo che io suonavo poi in un gruppo di Torino periferico, Le teste dure. Ecco, e Joe mandava Billy in avanguardia, diceva: fammi sentire quel batterista, no? Vediamo, perché avevano già dei problemi con Ian Broad, che purtroppo non si comportava molto bene anche sul palco, bravissimo batterista tra l'altro, che poi andò a fare il tecnico dei Deep Purple. E chiesero a me: Pino, vuoi venire a suonare con noi? Io: chi? Proprio io? Sì, tu, proprio tu, mi diceva Wag. Bellissimo. E così da lì è cominciata la mia storia con i Trip. Con i Trip. E lì sono nati, è nato questo grandissimo, incredibile, unico per me, gruppo. Quindi vi siete trovati subito bene, immagino, c'è stato un bel affiatamento, certo. E da lì e poi come siete arrivati al primo disco dei Trip? Allora, siamo arrivati perché noi giravamo per l'Italia, andavamo a bussare i proprietari dei locali: dateci un piatto di minestra, ci basta pur di suonare, farci conoscere. Piano piano, strada facendo, siamo arrivati a Roma. E allora c'era il Piper di Roma, il locale in, tra virgolette, il locale più su di tutta Italia, riconosciuto anche un po' nel mondo. E ci presentiamo al
proprietario era Alberico Crocetta, un grande talent scout, Mia Martini, produttore. Mal, Patti Pravo, For Kent, Primitive, eccetera. E, buonasera, noi siamo i Trip, vorremmo suonare. Oh, 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 lui ci messo a ridere, fai chi sono i Trip? E infatti non eravamo conosciuti. Ma siamo un gruppo così, facciamo musica nostra, eccetera, eccetera. Vabbè, lo abbiamo convinto. Una bella sera, ha detto, beh, venite ad esempio giovedì sera, fate due pezzi, però fate in fretta perché io non voglio rotture. Ho detto va bene. Quando siamo saliti sul palco, tra l'abbigliamento che avevamo, eravamo abbastanza rivoluzionari, quello, ecco, certo. Quindi il fattore scenico, il fattore musicale, l'insieme nostro, avevamo un groove veramente buono, tant'è vero che il popolo del Piper, quindi il pubblico del Piper, usava di snobbare i gruppi che andavano lì, non li guardavano, lì se li ascoltavano così, ecco. Quando invece noi abbiamo cominciato a suonare si sono fermati tutti e da lì è nato poi... Avete attirato l'attenzione, certo, l'attenzione, certo. E quindi poi da lì è venuto il contratto con la RCA, con la RCA, il primo disco, no? Certo. Che adesso credo che sia una rarità quel disco. Sì, non si chiama l'omonimo The Trip. The Trip. Sì, sì. Ah. Non si trova più quel disco lì, e infatti chi ce l'ha se lo tenga ben caro. Beato chi ce l'ha. E da lì poi sono venuti, quella era l'epoca, no? Fine anni 60, inizio anni 70, i grandi festival, no? Caracalla, Doria Papili. E voi eravate sempre presenti e protagonisti in questi festival. Sì, certo, perché noi abitavamo a Roma, stavamo un'atmosfera certo, incredibile. Fantastica, sì, sì, sì. Dopodiché si arriva al capolavoro dei Trip, che è Caronte. Caronte, no? Caronte è stato veramente... Che Caronte è nato in una villa a Cisano sul Neva, che è un nostro amico intimo, ex musicista con Giovescovi, e ci dava appunto, non in affitto perché non pagavamo niente, state lì, fate quello che volete, cercate di creare qualcosa, e lì è nato appunto il disco Caronte. Io, Weg e Billy andavamo magari a dormire all'una, alle due di notte, Giovescovi si sedeva alle sue tastiere e tutta la notte suonava e improvvisava. All'indomani ci buttava giù dal letto, ragazzi venite, ho in mente, ma dai, di nuovo, sì, sentite. Non dormiva mai e componeva la notte così. E a un certo punto fa, e quello fu, questo disco lo chiameremo Caronte. Il Caronte, il traghettatore delle anime, eccetera. E da lì è nato appunto questo disco che conoscete ancora tutti voi oggi. E invece, sempre di quegli anni, avete girato anche un film, sì. Che è stato quello che a me psichedelico, ha fatto, sì. È quello che veramente per me rappresenta proprio lo spirito degli anni 70, certo. Ed è così che vi ho conosciuto vedendo il film Terzo canale Aventura Monte Carlo, certo. Dove c'è di tutto e di più, com'è stato girare quel film? Perché per chi lo guarda... Ci siamo divertiti tantissimo, andavamo sul set dal lunedì al venerdì, poi ci prendevamo l'aereo, si andava a suonare, non so, a Palermo, a Napoli, a Milano, per fare i concerti, che allora si facevano i concerti sabato e la domenica, non si facevano tutta la settimana, così, ecco, quindi... E prendevamo l'aereo vestiti come sul film, dal set cinematografico, no? Ed era fantastico perché la gente si guardava, chi sono quelli lì, chi sono... Joker era vestito da Lord... del 700, tu ti vestivi da... Ma io mi vestivo alla Pino, cioè io non ho mai cercato di copiare nessuno, usavo non so degli stivaloni alti, ecco, una bombetta sulla testa come adesso porto la bandana. Ah, ecco, per curiosità, tanti dicono porta la bandana perché è pelato. Sì, non ho i capelli sopra, però è proprio un mio look portare la bandana, non lo faccio per coprire la calvizie, assolutamente. E niente, quindi poi cos'è successo? Perché tra il 72 e il 73, sì, no, sì. C'è stato un cambiamento nel gruppo, come succede in tantissimi in gruppi, per cui si prendono magari strade diverse, decisioni diverse, certo. Ecco, tu addirittura
hai deciso, per me è una cosa veramente difficile da credere, di abbandonare, non suonare più. Io non ho più suonato per circa 35 anni. Mi sono dedicato a mio figlio e l'ho fatto crescere, il mio amore era lui, che lo è ancora adesso, e ho proprio un batterista anche lui, ho accantonato la batteria. E adesso da poco l'ho ripresa da qualche anno e vediamo cosa faremo da grandi. È bellissimo questo spirito positivo e di ottimismo, ed è veramente una cosa che ha dell'incredibile, riuscire a riprendere uno strumento, riprendere la stessa musica 35 anni dopo. Ecco, però a questo punto cos'è che ti ha spinto a riprendere? Ecco, brava Marina, proprio io mi aspettavo questa domanda. Perché ho deciso di riprendere? Perché purtroppo, come sapete tutti, come sappiamo noi, il tre quarti dei trip se n'è andato in cielo, non c'è più. Ma l'ultimo a essersene è andato è Giovescovi, e io ero il suo capezzale 5 giorni prima che mancasse, e mi dice con fil di voce, perché purtroppo era in fase terminale, mi dice: Pino, tu sei Pino Caronte Sinnone, porta avanti la nostra musica. Io l'ho preso in parola, ho fatto una promessa, ed ecco che ho formato da poco tempo i New Trip. Non ho voluto chiamarli The Trip, in quanto non aveva più senso, perché quando mancano i tre quarti in una band è inutile, ecco. Quindi ho voluto aggiungere New Trip. Infatti, dei più vecchi sono io e gli altri sono tutti nuovi. Nel senso che sì, è un nuovo gruppo, musicisti nuovi che cercano comunque di riproporre la musica dei la trip, musica certo. dei trip. E avete fatto molti concerti, avete avuto un grande successo, perché comunque anche a distanza di tanti anni la musica dei trip piace sempre, sì, emoziona sempre per chi come me. Esatto, infatti io devo dire che era un fan. Sono veramente molto emozionato per questo. Marina in prima persona, che ci segue un po' dappertutto, e poi mi fa veramente piacere perché non siamo stati dimenticati. E io ogni volta che salgo sul palco ricordo sempre tutti, Joe, Weg e Billy, li ricordo sempre, dico che sono per loro insieme ai miei amici. E in questo appunto, in quest'ultima ripresa abbiamo una novità discografica, giusto? Eccola, facciamo sì. vedere. Allora, la Black Widow ha deciso di pubblicare in vinile questo disco dei Trip, approfittando del fatto che la musica dei Trip è tornata. E dentro a questo vinile cosa troviamo? Sacco di cose, qui, io ce l'ho. Sì, sì, certo, troviamo un live del 28 gennaio del 1972 al Piper di Roma. Ci fu un concerto che era il Contro Canzonissima, dove lì militavano molti gruppi anche ancora famosi oggi, tipo Le Orme, New Trolls, eccetera. E noi abbiamo fatto, però eravamo reduci di un furto notevole, ci avevano rubato tutta la strumentazione, quindi noi suonammo allora con la strumentazione delle Orme, che Michi dei Rossi gentilmente mi prestò la sua batteria. È uscito questo disco da 2 mesi circa, ed è il live del 1972, esattamente. E poi, oltre al live, contiene un'intervista. Un'intervista a Giovescovi, sì, che gliela fece Atos, forse un 6 mesi prima che mancasse, gli fece un'intervista telefonica che è da ascoltare. Così anzi, sentiamo, da comprare il disco e ascoltarlo, così anche la sua voce, potete sentire la voce disco, di Giovescovi. E poi contiene anche dei bei gadget. Sì, certo, visto, no? Certo. Tante testimonianze, sì, dentro c'è un book di fotografie, poster, certo, un poster l'originale, quello che mettevano per le strade quando andavamo nelle città, il manifesto originale. Praticamente racchiude un pezzo di storia. Un pezzo di storia, certo. Di storia. E qui abbiamo messo 4 pezzi più significativi: Caronte, Two Brothers, poi un pezzo che Giovescovi amava tantissimo, di Procolarum, sì. Rap and Valpurgis.
nonché Fortuna, ecco, Fortuna, che è Fortuna, abbiamo inserito anche quello, e quindi abbiamo messo questi pezzi che ricorda un pochino lo stile di Giovescovi, dei Trip. Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo Pino Sinnone per essere stato qui con noi, averci parlato dei Trip, lo ringraziamo anche perché ha raccolto questo testamento di Giovescovi e certo, porta avanti la musica, la musica dei Trip. Lui. Io un po' per far conoscere anche a chi insomma ancora non li conosce cosa erano e cosa sono stati i Trip, manderei il come video un pezzo tratto dal film appunto Terzo canale Ventura Monte Carlo, Fantasia, che è un pezzo veramente incredibile. Allora, ciao a tutti. Allora, io vorrei abbracciarvi tutti, ma non posso perché siete tantissimi. Allora, abbraccio Marina e do un bacino Marina per tutti voi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ma chi sono? I Tre! Caro Joe, caro Billy, caro Wayne, caro Pino. Sì, sono loro che non sono riusciti a rubare i polli. Sono loro che hanno rischiato di essere linciati dai contadini. Tutte le strade della Penisola per venire qui a Monte Carlo! Lo so che non credete che siamo a Monte Carlo, ma vi sbagliate! Gli occhi di sono arrivati zossi, lurri e non si sono demoralizzati. Ed ecco che organizzano un clamoroso furto a una truppa cinematografica! Cammino su nel cielo a piedi nudi e poi la porta si aprirà per me. Fermo più e cerco all'aldilà un poco di felicità. Con questa realtà non voglio più morire e spero di volar lassù. Fantasia!
E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Video Box. Io, Max Campioni, vi saluto, Giorgio Nasso vi saluta, Marina Montobbio vi saluta, vi salutiamo tutti da Genova Rock, da Antenna Blu, pace e bene. Ciao!